Ragazzi, benvenuti nella nostra penultima lezione del corso di hand lettering e brush lettering. Infatti oggi facciamo la lettera Y. Tutte le altre lezioni dov'è che le trovate? Lo sapete già, in alto a destra nel pallino, in fondo al video nella playlist selection e nella info box, sempre tra le playlist. Iniziamo subito e facciamo le nostre 10 Y maiuscole e 10 Y minuscole. Oh, siamo quasi arrivati alla fine del corso. Siete stati dei temerari. Siete arrivati fino a qua? Dai, ditemi di sì, che non lo sto facendo da sola. Allora, iniziamo a fare la prima Y. La prima Y è fatta da un mega cerchio. Poi facciamo una sorta di U, una V un po' sollevata. E poi una gambetta che va verso il basso. Quindi ricciolino, incrociamo con la V, risaliamo e gambetta che va verso il basso. La seconda parte direttamente con una U, poi scendiamo e facciamo un ricciolino così verso l'esterno. Quindi U, scendiamo, ricciolino verso l'esterno. La prossima inizia con un ricciolo tipo la prima, ma non si incrocia, quindi ricciolo e facciamo così. Ed ora facciamo la gambetta che abbiamo fatto alla seconda, quindi scendiamo, ricciolino ed usciamo. La rifaccio. La quarta è fatta così, uno, facciamo la V o una U e poi scendiamo con una gambetta. Quindi, tanto sono tutte lettere che abbiamo già fatto, un insieme di lettere che abbiamo già fatto. La prossima inizia con un ricciolo grande che va a formare la U. Ed ora scendiamo con la gambetta che è formata da un altro ricciolo grande. Quindi ricciolo grande, U, gambetta e ricciolo. La sesta, questa è stranissima, è una V, è fatta così. Facciamo la nostra rondine, così, e a questo punto torniamo indietro e facciamo questa sorta di ricciolino che va verso il basso. Non so chi la interpreterà mai come una Y. Comunque, l'abbiamo fatta. La nona, no, scusate, la settima, cosa dico? Non fare casino. La settima è fatta così, facciamo una U, la parte iniziale più alta della parte finale, poi scendiamo, facciamo una super curva, facciamo un ricciolino interno ed usciamo. La rifaccio. L'ottava è fatta così, allora andiamo a fare una V e poi questo ricciolino un po'. L'abbiamo fatto in tutte le sasse, quindi cambia, ha delle minime variazioni, però la forma è quella. La nona inizia così, come un'altra che abbiamo appena fatto, ed ora andiamo a fare la gamba sottile che si incrocia ed esce, si incrocia, si tocca, quindi una, tre, tocchiamo e usciamo. La decima è fatta così, allora facciamo una L o una sorta di E, andiamo su, facciamo una N, scendiamo e facciamo l'ultimo cerchietto, quindi così, così, così.
così e così. Queste erano le nostre 10 YN, perché assomiglia, Y maiuscole. Ora andiamo a fare le nostre 10 Y minuscole. Allora, la prima è fatta da una V e da la sua gambetta finale, quindi V e gambetta finale con il suo ricciolino. La seconda ha l'incrocio strano che facciamo sempre, quindi lo facciamo così e poi scendiamo con una gambettina più semplice, quindi così e così. La prossima è fatta in questa maniera, scendiamo, ricciolino, risaliamo, altro ricciolo. Allora la nostra E, facciamo la U, torniamo in giù, facciamo un ricciolo e un altro piccolino. La prossima ancora è fatta da una V, poi scendiamo e risaliamo incrociando, quindi da lì scendiamo, incrociamo e risaliamo. La quinta ha la sua E e la V, poi scendiamo, facciamo un intreccio e risaliamo. La rifaccio, scendiamo, intreccio e risaliamo. La rifaccio perché aveva perso il fuoco ed era la V, scendiamo, passiamo la lettera e poi facciamo la curva. La settima ha una L, la V, poi scendiamo, facciamo un cerchio ampio, ora facciamo un ricciolo interno e poi usciamo. Rifaccio, ricciolo interno e usciamo. L'ottava ha una V, come sempre, scendiamo con una certa inclinazione ed usciamo. Quindi rifacciamo ancora una V, scendiamo e usciamo, incrociamo e usciamo. La nona ha questa U fatta così, ora scendo, facciamo il nostro ricciolino ed usciamo, quindi uno, 2. E l'ultima, che è la più semplice, ha una V e una linea così, quindi V e linea così. Questa era la nostra 10ª Y. Vi ricordo ancora che in alto a destra trovate tutte le altre lezioni, in fondo al video la playlist selection. Ciao a tutti, a mercoledì prossimo con l'ultima lezione. Ciao!